Ultima matinée a teatro per i ragazzi delle scuole del comprensorio Peligno. La stagione di Pratola per i ragazzi, curata dal Teatro Florian di Pescara e dall'infaticabile Mario Fracassi, chiude il sipario con un ottimo bilancio. La stagione per i ragazzi credo che vada abbastanza bene. Siamo riusciti quest'anno a coinvolgere anche le scuole di altre direzioni didattiche. Adesso in sala ci sono i bambini di Raiano, di Prezza e di Corfinio. Ne siamo felicissimi perché l'intento nostro dell'amministrazione è di trasformare questo teatro nel teatro della Valle Peligna, di questo territorio. E non solo di Pratola. L'attività prosegue in maniera intensa con le scuole, stiamo concludendo i laboratori. In scena sul palco del comunale tre clown alle Olimpiadi a cura del Teatro Brucaliffo dell'Aquila con Santo Cicco, Cecilia Cruciani e Sara Gagliarducci nei panni di tre pagliacci molto goffi e poco atletici alle prese con la celebrazione massima dello sport, le Olimpiadi. La competizione e l'agonismo diventano un pretesto per sviluppare la comicità in un gioco esilarante di nonsense, in cui alla fine emergerà il messaggio più importante, motto stesso delle Olimpiadi. L'importante è partecipare. In platea questa mattina non solo gli alunni di Pratola Peligna, ma anche i piccoli studenti di tutto il comprensorio. È presto per dirlo, ma è d'obbligo chiedere se è prevista la stagione prossima. La stagione prossima è già concordata. Stiamo programmando le varie attività. E il problema, beh, come tutti sapete, per tutti i settori la crisi ci attanaglia, attanaglia un po' tutti. E noi crediamo nella necessità di continuare un rapporto, un dialogo con l'amministrazione comunale di Pratola Peligna. L'amministrazione più volte ci ha confermato il proprio interesse a tenere in piedi questo rapporto, fra mille difficoltà, con mille problemi, ma io credo che a Pratola la stagione, l'attività teatrale continuerà. Un invito, quello di tre clown alle Olimpiadi, ad amare e a praticare lo sport, ma senza dimenticare la ginnastica del sorriso. Quando la pratica sportiva si unisce alla pratica del buon umore, nasce la ricetta della salute. Il teatro per i ragazzi terminerà con un evento che vedrà rappresentate sei opere diverse messe in scena, a conclusione dei laboratori teatrali che i ragazzi hanno affrontato nel corso dell'anno. Abbiamo una serie di spettacoli di vario tipo, se andiamo da una fiabe musicali a un grande Pinocchio fatto con le quinte, alle storie interculturali delle fiabe, delle tradizioni di paesi di altro mondo con le medie. Per cui finiremo l'attività a Pratola con le scuole il 15 di giugno con un grande spettacolo delle scuole materne che faremo questa volta all'aperto, non in teatro.